Siamo ad Augusta, precisamente al centro di Piazza Castello, dove c'è il monumento al soldato, al Milite Ignoto, e dove, come state vedendo inquadrata in questo momento dalla telecamera, una stele in bronzo con scolpiti i nomi di coloro che sono morti durante la Prima Guerra Mondiale, ovviamente morti di Augusta. E questa stele, questa targa di bronzo è stata qui posta il 4 novembre del 2008 da un club service, il Lions Host, di derivazione americana, che ha voluto ricordare i morti della Prima Guerra Mondiale. Perché siamo qui oggi? Perché vorremmo ricordare i morti caduti in seguito al bombardamento del 13 maggio 1943, quando i bombardieri americani, le fortezze volanti, i quadrimotori, chiamati Liberators, gli americani si sentivano i liberatori di noi europei, bombardarono Augusta, che era sede importantissima di una piazza forte militare, Augusta Siracusa, strategicamente vitale per la nostra difesa, e quindi dovevano attaccarla per distruggere le basi, anche perché stavano preparando lo sbarco loro con gli inglesi, che poi avvenne nel luglio successivo. Gli americani, però, bisogna dirlo per onore della storia, avvertirono la popolazione buttando giù volantini e invitarono gli abitanti a evacuare la città. Non molti restarono, però furono abbastanza, perché non credettero a questo volantinaggio, o perché non poterono andare altrove. Invece la maggior parte della popolazione andò a Melidi, a Sortino, nelle grotte qui di fronte alle nostre coste, cioè si ingrottarono, come si diceva allora, comunque sfollarono. Ci furono 62 morti tra maschi e femmine, alcuni ragazzi. Uno di questi che non poteva andare via insieme, ma non è morto, per fortuna è sopravvissuto, cioè l'avvocato Francesco Miniego, 84enne, che è stato anche pretore onorario di Augusta, da anni si batte perché questi morti vengono ricordati su una, ecco, targa di bronzo come questa qui. Qual è il problema? È difficile? Lui si batte perché che sia il comune, cioè il municipio, a rendere onore a questi morti, che non sia un club privato. Eppure però, ecco, abbiamo una testimonianza ancora qui, nulla osterebbe mettere una, ecco, vogliamo spostarci, vediamo più qui sulla sinistra un'altra targa, così sarebbe in simmetria con questa, per poter ricordare questi morti del bombardamento, come lui li chiama, morti innocenti di una giornata senza gloria, li ha chiamati Miniego in un libro che lui ha pubblicato nel 2009, proprio ricordando questo straziante avvenimento, perché la città fu rasa al suolo. Attenzione, non dimentichiamo. I signori commissari che attualmente amministrano Augusta, cioè Liprizzi, Cogciuffa e Puglisi, sono stati sollecitati da lui più volte, ma non se ne danno per inteso. Neanche gli amministratori precedenti, a dire il vero, hanno ascoltato l'accorato appello di Miniego, lo abbiamo ascoltato noi, abbiamo già dato l'anno scorso voce a Miniego attraverso un'intervista, lo facciamo facendo vedere il luogo, il posto dove si potrebbe mettere questa targa. E allora, a questo punto, siccome i tre commissari il 25 aprile non hanno nemmeno ritenuto di dover festeggiare il giorno della liberazione dal nazifascismo, come si fa in quasi tutti i comuni, evidentemente non hanno questa sensibilità questi signori Liprizzi, Cogciuffa e Puglisi, che andranno via quasi certamente i primi di luglio, cioè quando, dopo il ballottaggio, si faranno i conteggi e finalmente si definirà chi sarà il sindaco di Augusta. A questo sindaco e ai suoi assessori vogliamo rivolgere questo appello. Ricordiamo i morti del bombardamento del 13 maggio 1943.